Buongiorno a tutti ragazzi. Oggi io insieme a Matilde vi racconteremo una storia. La storia di Federico il Topolino. Lungo il prato dove un tempo pascolavano le mucche c'era un vecchio muro. Fra le pietre del muro vicino al granaio, cinque allegri topi di campagna avevano costruito la loro casa. Ma quando i contadini avevano abbandonato la fattoria il granaio era rimasto vuoto, l'inverno si avvicinava e i topolini dovettero pensare alle scorte giorno e notte si davano da fare a raccogliere grano e noci, fieno e bacche, lavoravano tutti, tutti tranne Federico. Federico, perché non lavori? chiesero. Come non lavoro? rispose Federico un po offeso. Sto raccogliendo i raggi del sole per i gelidi giorni d'inverno. E quando videro Federico seduto su una grossa pietra, gli occhi fissi sul prato domandarono E ora Federico, che cosa fai? Raccogli che colori, rispose Federico con semplicità. L'inverno è grigio. Un'altra volta ancora Federico se ne stava coccolato all'ombra di una pianta. Stai sognando, Federico? gli chiesero con tono di rimprovero. Federico rispose Oh no, raccolgo parole. Le giornate d'inverno sono tante e lunghe. Rimarremo senza nulla da dirci. Venne l'inverno, e quando cadde la prima neve, i topolini si rifugiarono nella tana tra le pietre. In principio si impensarono allegramente e si divertirono a contarsi storie di gatti sciocchi e volpi rimbambite. Ma poco a poco consumavano gran parte delle noci e delle bacche. Il fiero finì e il grano era solo un lontano ricordo. Nella tala si gelava e nessuno aveva più voglia di chiacchierare. Improvvisamente si ricordarono ciò che Federico aveva detto del sole, dei colori e delle parole. "E le tue provviste, Federico?" chiesero. Chiudete gli occhi," disse Federico mentre si arrampicava sopra un grosso sasso. "Ecco, ora vi mandi i raggi del sole, caldi e vibranti come oro fuso." E mentre Federico parlava, i quattro topolini cominciarono a sentirsi più caldi. Era la voce di Federico? Era magia? E i colori, Federico? Chiesero ansiosamente. Chiudete ancora gli occhi, disse Federico. E quando parlò del blu dei fiordalisi, dei papaveri rossi nel frumento giallo, delle foglioline verdi dell'edera, videro i colori come se avessero tante piccole tavolozze nella testa. E le parole, Federico? Federico si schiarì la gola, aspettò un momento e poi, come da un palcoscenico, disse: Chi fa la neve, il prato e il ruscello? Chi fa il tempo brutto oppure bello? Chi dà il colore alle rose e alle viole? Chi accende la luna e il sole? Quattro topini azzurri di pelo che stanno lassù a guardarci dal cielo. Uno fa il sole e l'aria leggera e si chiama. Topino di primavera. Bucchè profumati, serenate ce li regala il topino dell'estate. Il topino d'autunno fa scialli e ricami con foglie dorate e strappate dai rami. Il topino d'inverno, purtroppo si sa, ci dà questa fame e il freddo che fa. Le stagioni sono quattro, ma a volte vorrei che fossero sette o cinque. O sei? Quando Federico ebbe finito, i topolini scoppiarono in un caloroso applauso. Ma Federico dissero, tu sei un poeta, ti faremo una corona di alloro. Federico rossì, abbassò gli occhi confuso e timidamente rispose Non voglio applausi, non merito alloro. Ognuno in fondo fa il proprio lavoro. Bene ragazzi, spero che questa storia vi sia piaciuta. Un grande saluto e un abbraccio da parte mia e di Matilde. Ciao.